Siete in piedi, siete fermi. Quello che sta sotto i vostri piedi è vostro. Ma se fate un passo avanti, quello che occupavate prima non vi appartiene più. Così è la vita, di passaggio. Gli abiti che abbiamo addosso, la casa, il lavoro, passano. Tutto passa, nulla puoi possedere. Nulla è tuo. Qualcuno ha detto, il momento passa ma rimane nella memoria, nei tuoi ricordi. Eppure anche i ricordi sbiadiscono con il tempo, la memoria si indebolisce. Che differenza c'è tra padrone e amministratore? Il padrone possiede sempre, l'amministratore usa i beni per un po' di tempo. Il tempo distingue il possesso provvisorio da quello eterno. Dio è signore dell'universo, tutto è suo. Noi siamo amministratori, assaggiamo per un po', usiamo per un po' di tempo, ma mai possiamo possederne. I soldi, l'intelligenza, la vita. Tutto provvisorio. Il problema è quando l'amministratore si fa padrone e si illude di essere padrone. Accumula dimenticando che tutto quello che accumula perderà. Ci autoconvinciamo che sono nostri per sempre. L'amministratore disonesto è colui che diventa ossessionato nell'accumulare qualcosa. Un amministratore viene accusato di sperperare. Nella vita accadono degli eventi che generalmente fanno soffrire, ma aiutano ad aprire gli occhi. Tocchi il fondo del vuoto esistenziale perché non sei mai sazio. L'ansia di accumulare stanca e ti accorgi che ciò che rincorri non potrai mai possedere per sempre. Ci si accorge di non essere padrone dei beni. Ecco che l'amministratore si fa scaltro, inizia a condonare i debiti dei debitori del padrone. Doppiamente ladro vive l'opportunismo. Posso fare così per trarne maggiore profitto. Ma perché l'amministratore si comporta così? È semplicemente puro opportunismo. Ma viene lodato dal padrone perché ha abbandonato la sua ansia di accumulare per dedicare il tempo che ha a disposizione per costruire e salvare amicizie e relazioni. L'opportunismo è il comportamento di chi si adegua alle circostanze, mirando a trarne comunque profitto, insomma, fare ciò che conviene in ogni momento. L'opportunista evangelico vede i momenti della giornata come opportunità per accumulare ricchezze in paradiso. Conviene amare, perdonare, perché tutto questo non ci sarà tolto. Chi l'ha detto che l'opportunismo è necessariamente una cosa brutta? Esiste il santo opportunismo. L'amministratore disonesto riconosce di avere un nuovo bisogno, gli altri. Fare del bene agli altri, il bene negli altri, in ogni momento e nelle piccole cose.